Cosimo Forgione avete lottato alla pari con una squadra molto forte e all'ultimo poteva starci anche il giusto premio, quel tuo colpo di testa a botta sicura. C'è stato un miracolo del portiere avversario. Sì, ha fatto una gran parata il portiere, magari potevo fare meglio io, però oggi devo fare un applauso a tutti i miei compagni di squadra. Hanno lottato fino alla fine, non meritavamo di perdere, si è visto in campo. Le partite da recriminare sono altre, quelle nostre. Quindi quella di oggi la prestazione secondo me è stata altissima. Eh, dobbiamo portare più punti a casa però il calcio è questo il momento è questo dobbiamo stare uniti e, e questa è la strada giusta per stare uniti perché, perché vai Testa bassa a lavorare, insomma, no? come si dice in questi casi. Ecco. Tra l'altro questo è il terzo stop consecutivo in casa, insomma comincia a pesare davvero, adesso bisogna davvero guardare non tanto più in alto ma in basso, bisogna stare molto attenti. Sì, ci dispiace tanto per i nostri tifosi che oggi sono venuti numerosi, dobbiamo delle scuse, però dobbiamo lottare, sudare questa maglia perché è quello che ci chiedono. E noi ancora mancano 11 partite, quindi dobbiamo cercare di, di lottare e pensare parte dopo partita, basta. Ecco, tornando alla partita di oggi, eh, sicuramente l'avversario era di quelli forti, però eh, voi eh, siete riusciti anche a tenere a bada i loro attaccanti, è un attacco molto, molto temibile, credo che sia il quarto e il quinto attacco del, del girone, quello della dell'Avezzano. Eh, voi dove siete mancati secondo, secondo te Cosimo? E secondo me è mancata solo un pizzico di fortuna, basta, perché comunque la squadra ha creato che potevamo fare di più, cioè, è stato bravo il loro portiere, noi magari abbiamo sbagliato qualche passaggio finale, però ripeto il calcio è questo, il momento è questo, dobbiamo cercare di, di ricompattare noi stessi come abbiamo fatto questa, questa settimana e si è visto, solo che il risultato non è tanto premiato e quindi il calcio è così. Guardando un po' avanti, tra sette giorni ci sarà questa sfida eh, esterna in casa del Fano, lì bisogna tirar fuori sicuramente qualche punto. Sì, sì, adesso servono i punti, basta. Eh, ora noi stiamo eh, facendo prestazioni importanti, però non stiamo portando a casa nulla. Quindi eh, la risposta migliore a tutta la piazza è quella di portare i punti a casa, basta chiacchiere, basta tante cose, però io credo che questa sia la strada giusta, poi, poi vedremo.